Andrea Basso, che parlerà della geometria sacra per il nostro benessere, di benefici e le proprietà, in particolar modo della genesa, perché magari altre volte parlava anche della pentasfera, della piramide. E questa volta ci soffermeremo sul discorso della genesa, che è una scultura sacra geometrica che può essere utilizzata come un potente strumento per la manifestazione. È una sorta di antenna che attrae, purifica, salda e infine amplifica l'energia. E tra poco ci spiegherà lui tutti, insomma, i benefici che apporta per uso personale, anche perché, come vi ho detto, questa sera avremo modo di vedere, insomma, chi verrà alla conferenza avrà modo di vedere e di provare anche una genesa di grandi dimensioni, che è circa 2,97 m, quindi ci si sta comodamente dentro. Infatti dovremo anche studiare come piazzarla al circolo, quindi ci si potrà entrare dentro per sentire a livello energetico anche già quello che si prova, i benefici, quindi una cosa molto carina. Intanto ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Intanto ben ritrovato al Coraggio delle Idee del Circo Leghina, in grazie. Via del tutto eccezionale, così all'ultimo minuto possiamo dire, ma insomma è Natale, tiriamo fuori anche le sorprese natalizie. Sì, abbiamo organizzato questo incontro con te perché hai, insomma, una genesa molto particolare da mostrarci, e ce la porterai questa sera, vedremo anche, abbiamo già, insomma, stiamo preparando un po' la stanza perché è parecchio grande, quindi sarà una cosa un po' diversa dalle altre. Sì, infatti fa 3 metri, quindi 3 metri. Un po' impegnativa, 3 metri, 2,97 per esattezza. Sì, infatti guarda, c'è già arrivata una domanda, dopo te la leggo. Una cosa molto bella è che tu ogni volta che vieni comunque a parlare ci porti delle novità, perché continui col tuo percorso di ricerca. Sì. Quindi hai sempre comunque qualcosa di diverso, qualcosa, insomma, di nuovo da dirci, insomma, ti rinnovi sempre. Sì. Ad esempio, ecco, questa genesa, quando è che hai iniziato, cioè da com'è che è nata questa idea di fare una genesa di grandi dimensioni, da quanto tempo lo fai? Ce ne avevi già parlato comunque del fatto che realizzi anche delle genese di dimensioni grandi, però finora ci siamo magari soffermati su quelle di altre dimensioni che poi tu spiegavi essere utilizzate per lo più anche per l'ambiente, anche nell'orto, in giardino. Invece quella di dimensioni grandi andrebbe, penso, per un uso più che altro personale, no? Perché ci si può entrare dentro. Sì. Quindi ci spieghi un po' che funzioni ha e anche magari eventualmente le differenze rispetto alle altre. Sì, allora, devo dire che l'ho testata quest'anno, chiaramente le persone che hanno partecipato al Festival dell'Oriente, dove avevo la genesa a 3 metri, sì. Già l'anno scorso in effetti l'avevo portata, però il feedback era stato un po' diverso perché non ero sempre presente, cioè ero santuariamente là al Festival. Sì. Quest'anno invece avevo uno stand tutto mio, quindi ho potuto rimanere là per tutti e 6 giorni del Festival. E abbiamo notato, appunto, abbiamo chiesto alle persone che entrano in genesa e che ci lasciano un commento quando ho finito la meditazione. Sì. Avevo un collaboratore con me che insegnava una respirazione in modo che la gente potesse avere una consapevolezza entrando di entrare in un posto, non dico sacro, però un posto dove si può meditare, si può connettersi un attimo con le energie, insomma. Sì. E ho notato, scusate sono un po' raffreddato, tranquillo. Ho un bel quaderno con su delle recensioni, chiamiamole così, dei commenti che le persone mi hanno lasciato, e devo dire che sono tutte quante più o meno della stessa lunghezza d'onda. E come sai, io facevo gli studi in base alla genesa, su dove va a lavorare, cosa stimola, e infatti ho confermato quello che avevo detto, insomma. Sì. Che la genesa, oltre a lavorare sulla cultura, l'ambiente, eccetera, lavora sul campo materiale, sui primi 3 chakra. E di fatti là ho avuto un modo di scoprire questo, perché parecchi casi, 5-6 casi, di persone che entrando in genesa sono uscite piangendo proprio,
perché hanno avuto delle emozioni particolari, che hanno risvegliato delle emozioni particolari e che quindi sono riuscite a tirar fuori questa emozione e pian pianino superarla. Sì. Dopo uno ha il suo percorso, però insomma già il fatto che ha lavorato su questa lunghezza d'onda mi fa capire che effettivamente quello che ho dichiarato è palese che è così, insomma. Sì. È stato veramente sorprendente tutta la storia che c'è stata sotto, perché anche parecchi commenti dove scrivevano che entrando in Genesa, quando ti mettevi un attimo in meditazione, nonostante il festival, sapete benissimo, sia un posto dove il rumore è quasi assordante, perché Festival dell'Oriente. Sì, esatto, c'era il palco, sì. Il palco praticamente a un metro, sì. Quindi con le casse, però entrando là si crea un'energia, un vortice energetico che ti disconnetti dall'ambiente. Questo proprio dichiarato dalle persone, ho sentito questo, insomma, quindi, ma tutte più o meno. Quindi veramente è stata un'emozione particolare, diciamo. Ah, ok, quindi sì, insomma, molto particolare che in un ambiente così comunque affollato e così, insomma, immagino caotico, perché ci sono tante cose, c'è veramente anche confusione, tanta gente, tu sia riuscito a creare uno spazio di così isolamento, di beata solitudine in mezzo alla confusione. In mezzo al casino, chiamiamolo così, che poi casino non è, ma insomma la confusione sicuramente. Sì, è stato veramente bellissimo sto particolare qua. Comunque Genesa a 3 metri, sì, l'ho organizzata ancora l'anno scorso, sempre per il Festival dell'Oriente, però vanno usate sicuramente per meditazione, perché appunto danno dei benefici a livello proprio dei primi 3 chakra, delle emozioni, e ti connetti proprio sulla tua spiritualità, ma a livello terreno praticamente, no? Sì, sulle emozioni che hai con i tuoi genitori, dipende, insomma, il fidanzato, quello che quant'altro, insomma. Bene. Ascoltami Andrea, allora hai avuto già comunque dei feedback, diciamo, hai già avuto la possibilità di testarla e di avere anche delle testimonianze che anche tu dici sono, insomma, sulla stessa lunghezza d'onda, quindi possiamo anche dire che quelli che comunque sono gli effetti sono anche più o meno sono condivisi da più persone, sono comuni. Sì, esatto. Giusto. Sì. Ecco, andrei anche già magari a leggerti la domanda che così allora magari... sì, così anche ci colleghiamo. Se, ecco, intanto sì, vabbè, il discorso ci chiedono dello spazio in casa, perché quello lo spazio in casa è la prima domanda che ci viene posta, no. Ad esempio, se una persona volesse anche tenersela in camera. Sì, ma allora ne realizzo, no, 3 metri in camera è un po' eccessivo. Però sarebbe, insomma, come una Genesa, mettere una tenda di quelle grandi, insomma. Sì, ma una Genesa più o meno da 1,5 metri, 1,20 metri ti basta finché si vuole, perché vai dentro in posizione asana, quindi yoga, come vuoi chiamarla, quindi non è che occupi tantissimo spazio, bisogna 1,5 metri, insomma, 1,20 metri. Ok. Ma si può fare. Ecco, una cosa, cioè, ci sta una persona, comunque c'è una persona alla volta dentro, perché vabbè, di altezza 3 metri, però sarà di diametro, larghezza, vi detto un metro e mezzo. No, guarda che io laggiù in meditazione siamo stati dentro in 6 anche, 6. Poi, sì, 6 persone. In 6 persone, sì. Sì, sì. Anche i cani. Anche i cani, famiglia completo con cani e gatti, magari. Sì. Ho fatto anche una domanda stupida, scusa, perché sono ancora venerdì mattina a quest'ora e nella confusione. Ascoltami, c'è Sandro che ci chiedeva, sì, se uno avesse spazio in casa e si comprasse, sì, adesso lui dice addirittura 2 Genese grandi. E visto che un terzo della nostra vita lo passiamo tra letto e divano, uno se mettesse un divano o un letto totalmente in lattice o memory foam senza metallo per non disturbare il magnetismo o come si chiama, dice l'energia della Genesa, quindi riepilogando, visto che uno passa un terzo della sua vita tra letto e divano,
insomma, lui dice nell'ipotetico caso che piazzasse il letto dentro la Genesa, ecco, detta proprio in sintesi. Sì, sì, sì. Ma sì. Non è mica sbagliato. Si può fare, voglio dire, nel senso sì, uno può... Sì, perché la Genesa, la Genesa, a differenza della piramide, non ha controindicazioni. In quanto la Genesa può stare dentro, io praticamente faccio l'Oriente, io non sono quasi, sono entrato pochissimo in Genesa, perché uno non voglio condizionare nessuno, e poi io stavo al banco praticamente a spiegare le funzioni. Entrava sempre un mio carissimo amico e collega, Danilo Marini, sì, da Asiago, che mi ha aiutato tantissimo, senza di lui non ce l'avrei fatta sicuramente a gestire tutta la situazione. Non faceva altro che stare in meditazione, ma lui stava praticamente in Genesa sulle 8-10 ore al giorno, perché praticamente dalle 10 di mattina alle 10 di sera 8 ore faceva tutte da dentro, insomma. Okay. E non è mai avuto nessun problema. Sì. Perché la Genesa, appunto, dicevo, a differenza della piramide, è un armonizzatore energetico, no? Non sì, è un attivatore. Sì, sì, sì. E quindi armonizzandoci non ci dà nessun fastidio, insomma. Ti puoi stare dentro finché vuoi. Certo. Ecco, magari vuoi ripetere quella che è la differenza, appunto, tra armonizzatore energetico ed attivatore energetico? Sì, praticamente l'armonizzatore energetico, come la Genesa, la pentasfera, ricevono delle frequenze che tutto il mondo è frequenza, tutto il creato sì, è frequenza più che il mondo. Tutti noi, tutti i corpi, compresi i nostri corpi sottili, tutto quello che è, insomma, emette una certa frequenza di vibrazione, sì, che può essere addirittura divisa tra tutti i vari organi, anche i nostri. Quindi l'armonizzatore energetico funziona così: arrivano le frequenze, tra virgolette, errate o sballate, e le armonizza. Questo si dimostra il fatto che, per esempio, quelle persone che hanno avuto problemi di, cerchiamo l'intestino, di emozioni eccetera, quindi delle vibrazioni un po' errate, la Genesa le ha tirate fuori, le ha armonizzate, armonizzandole sta qua, quelle persone hanno avuto, chiamiamola la crisi, non è una crisi, ma insomma, per dare l'idea, hanno avuto questo sblocco più che crisi. Quindi sì, va proprio a lavorare su quelle energie che sono, tra virgolette, errate, armonizzandole. Quindi l'armonizzatore energetico funziona così: crea un vortice di energia all'interno, che la Genesa, essendo una forma geometrica sacra che deriva dal fiore della vita, eccetera, eccetera, sto vortice energetico armonizza le frequenze vibratorie errate. Questo funziona anche in cultura, perché se io metto la Genesa vicino alle delle piante sì, e ci sono dei parassiti, i parassiti delle piante hanno una frequenza vibrazionale che contrasta quella della pianta, quindi allontana anche i parassiti. Per quello funziona anche sulla cultura. Invece l'attivatore energetico fa del contrario. L'attivatore energetico, come la piramide, attiva le energie. Andando sotto la piramide, è vero che contiene la guarigione fisica, per esempio quelle fatte in rame, contiene la frequenza 1250 come anche la pentasfera. La regione fisica, puoi guarire sotto la piramide, puoi guarire con la pentasfera, effettivamente, perché va andando a lavorare sul sistema fisico, cioè va a lavorare sul sistema fisico, però passando per l'energetico, perché sì, sappiamo benissimo che non ci rimaniamo prima sul corpo eterico e poi sul corpo fisico, no? Quindi la pentasfera e la piramide hanno la stessa frequenza e quindi lavorano sulla guarigione fisica, però la piramide, essendo un attivatore energetico, attiva le energie e quindi non puoi starci sotto tantissimo, perché ti attiva parecchio le energie, quindi puoi starci dentro all'inizio, puoi starci dentro 10 minuti, un quarto d'ora, poi puoi passare anche un'ora all'interno, però non di più assolutamente, non perché più, poi comunque, spandi un po', insomma. Comunque facendo una meditazione, cioè quindi sì, anche... Sì, certo. Lasciando, perché appunto tu mi ricordo che dicevi sul discorso della piramide che bisogna che cerchi anche di andare un po' in frequenza, in sintonia, perché sennò potrebbe anche amplificare un po', nel senso, se hai pensieri negativi non penso che sia tanto indicato. No, infatti non è assolutamente indicato, bisogna entrare con una piramide con una consapevolezza diversa, insomma, non è... Mentre in Genesa vai tranquillo, non te ne frega un tubo, nel senso puoi avere qualsiasi pensiero. La piramide no, non puoi entrare in maniera scorretta, perché ti rovini, insomma, non sì, è che adesso ti sia catastrofe, però comunque è più difficile da gestire, diciamo così.
Ecco, infatti una cosa che dicevi della piramide, correggimi se sbaglio, che può essere utilizzata, a parte il fatto che essendo un attivatore energetico mi viene anche da pensare per la persona potrebbe essere utilissima se magari la persona si sente proprio scarica di energia, stanca, sì, una bassa energia, che ha proprio bisogno di magari più che armonizzarle insieme proprio di avere più energia. Sulla ricarica. E la ricarica energetica. E anche sul discorso degli alimenti, dell'acqua, di queste cose che, ad esempio, se tu li poni all'interno della piramide, anche deperiscono molto più, cioè, anzi, non deperiscono. Non deperiscono, sì. Sì. Quindi, studi fatti dimostrano appunto che la frutta si secca invece che mancina all'interno della piramide. Quindi molto più energeticamente molto potente la piramide. Sì, sì. Specialmente fatta in rame. Io quelle che faccio le faccio sempre in proporzione aurea, comunque rispettando la proporzione della piramide di Cheope, non ne faccio di altre, sì, di altre sì, misure. Sì. Infatti, però, insomma, ad esempio, scusami, infatti qua sulla piramide ci stanno già arrivando, ha sollevato un po' di questioni. Sì, che chiede la piramide, sempre Sandro, la piramide dà energia negativa perché io per piramide intendo quattro triangoli esagonali su una base quadrata, quindi se uno avesse un cubo che sono due piramidi contrapposti raddoppia la sua energia negativa. Un cubo, due piramidi sovrapposte. Che sono due piramidi, stavo pensando anch'io sinceramente. No, il cubo non mi torna molto il discorso. No, la piramide. Ecco, magari Sandro spiega un po' meglio perché un cubo, cioè, da adesso per carità che non ci troviamo. No, probabilmente non ho capito bene la domanda. Non mi sembra... No, ma comunque la piramide sì, è un attivatore energetico, quindi attiva anche energie negative purtroppo. Sì, infatti quindi... sulle mie scartoffie che ho preparato, che ormai le avete viste anche, sì. Ho sempre detto che la piramide, se uno tiene in casa la piramide montata, non deve mai tenerla vuota, si deve mettere dentro una pietra, un quarzo di alino, un'ossidiana, che abbia una vibrazione in maniera che allontani le energie negative, sì. Perché purtroppo ho avuto esperienze in merito riguardo a entità negative che si sono attivate e hanno aumentato la loro frequenza all'interno della piramide. E per quello che ho avuto esperienze, adesso non vado a scendere sui particolari perché non è sempre il caso, però insomma ho avuto esperienze negative sulla piramide riguardo a questo. Insomma, quindi per la piramide è consigliabile sempre mettere al suo interno qualsiasi cosa, pietra, dell'acqua, un alimento che comunque lo va ad attivare energeticamente, quindi sarebbe anche un ottimo utilizzo anche per mangiare meglio, possiamo dire, quello che... Sì. Che decidiamo anche di cucinarci, magari porlo un po' sotto la piramide non sarebbe sbagliato. Ecco, ritorniamo al discorso della genesi invece, perché è comunque questo diciamo il principale argomento di nostro interesse per la conferenza anche di questa sera, ripeto, alle ore 20:30 al Circolo Ighina. Lisetta chiede se la può anche aiutare per gli animali che stanno male. Ad esempio i gatti in particolare. Bisogna vedere cosa intende per star male, perché come dicevo appunto, va a lavorare. Che stanno male, che sono ammalati. Cioè, anche gli animali hanno i chakra, quindi chiaramente gli animali vivono più in un ambiente materiale che spirituale, sicuramente, perché sono più, non hanno la nostra spiritualità, diciamo. Quindi sicuramente li aiuta. Però non ho mai fatto sinceramente test. Io so che genese, quando tu hai una genesa, i gatti sono sempre dentro, questo è palese. Quindi, i gatti, poi immaginiamo anche solo per la forma che ha, poi i gatti particolarmente captano proprio le energie anche sottili, quindi. Quelli vanno dentro sicuramente. E sinceramente, appunto, il festival ambiente, ho fatto 2 o 3 foto. Le persone che entravano con i cani si mettevano al centro della genesa e le persone intorno e non si muovevano, proprio stavano là pacifici. Cioè, ho capito che ci sono cani e cani, d'accordo, però non gli dà assolutamente fastidio, anzi, stavano là. Quindi vuol dire che armonizza anche loro, ma non si sentono sicuramente male. Dire che guariscono, sicuramente vanno a guarire qualcosa perché
Qua vi sembra su noi qualcosa, quindi a livello più emozionale, ripeto, più mitra e chakra, però comunque anche il cane e il gatto hanno il chakra, anche gli animali hanno il chakra, certo. Quindi sì, sicuramente va a lavorare anche su di loro. E poi hanno una sensibilità molto più sviluppata della nostra, che abbiamo perso. Molto meno, quindi... più che sviluppata, è molto meno chiusa della nostra. Esatto. Perché loro non hanno la consapevolezza del giusto o sbagliato, quindi loro fanno l'istinto, quindi l'istinto è sicuramente più facile da seguire per loro, non per noi chiaramente. Certo, certo. E ascoltami, Marica che chiede, ma non ci sono controindicazioni nemmeno per chi porta pacemaker o altro di interno o come me una vite sottocutanea con magnete? Io sinceramente ho una placca sulla gamba di 15-16 centimetri, non mi ricordo più di preciso, con dentro 8-10 viti, però ho rotto la gamba 10 anni fa, dovevo toglierla, non l'ho mai più tolta. Io passo tempo in Genesa perché mi trovo bene, non ho mai avuto controindicazioni, non ho mai avuto nessun problema di questo tipo, insomma. Bene, quindi insomma possiamo dire che controindicazioni non ce ne sono. Perché comunque magari verrebbe da pensare, perché essendo magari fatte in alluminio uno pensa... Però appunto non c'è nessun tipo di problema. E... No, no, no. Allora, questa sera ci porterai, insomma, hai pensato come fare, parlerai dentro la Genesa, la farai provare, chiamerai, cioè, magari a turno, magari, adesso dipende in quanti saremo, si fa un gruppo in base a quanti riusciamo a starci e si prova a entrare dentro la Genesa? Sì, sì, perché no? Anzi, sarebbe interessante. Così ognuno fa i propri commenti e mi dice le sensazioni che ha, sarebbe stupendo questo, e perché no? Poi, certo. Chiaramente domani ho sentito che c'è Roberto Landi che fa la presentazione. Sì. E domenica c'è anche... Quindi, il seminario, sì. Esatto. Chiaramente stasera quando ho finito di montarla manderò una foto a Roberto così me la carica. Ecco, quindi abbiamo anche un'energia insomma maggiore, energia critica, ecco. Sì, energia maggiore. E al festival ho fatto uguale, ho fatto caricare sempre da lui perché abbiamo appunto dimostrato che funziona questo discorso qua, quindi me la carica sempre, quindi sono ancora più tranquillo, insomma. Solo che non è misurabile la Genesa da 3 metri perché non si può misurare, insomma. Certo. Non basta la scala Ebovis, quella tradizionale non basta, insomma. Va oltre, va fuori oltre, completamente. Sì. Va fuori red. Ho capito. Ascolta, c'è anche Roberto che è stato al Festival dell'Oriente, quindi magari lo conosci perché l'ha provata e acquistato anche da te, voleva chiederti se gli effetti ci sono anche fuori della Genesa oltre che su interno. Ma sì, certo, perché come dicevo armonizza in varie misure, cioè la Genesa è un armonizzatore energetico che in base alla grandezza ha un effetto, come si può dire, di armonizzare, mi manca il termine, in base alle misure sì. Armonizza tot spazio, diciamo, no? Genesa sì. da 33 armonizza quasi 1,5 km, quindi di raggio, di diametro, scusate. Sì. Sì, quindi in effetti sì, ci sono che esternamente. Sicuramente. Ok. Bene, allora... Ah sì, c'era Sandro che sai che diceva del cubo, infatti sì. Che non tornava, ha detto scusa, non forma un cubo, due piramidi, ma un prisma. Ah, ok, adesso ci siamo. Infatti era qua che non ci tornava la cosa. Sì, sì, sì. Ecco, chiedeva sì, se poteva fare una cosa, cioè se poteva raddoppiare l'energia negativa se si va a formare un prisma. Però non no. So se hai mai lavorato col no, prisma. No, no, non posso dire niente perché non so. Perché non... Io ho lavorato sulla Merkaba, quella sì, ma non sì. C'entra niente con la piramide, perché la Merkaba non è una piramide, ma è un... tetraedro, quindi è diverso, è molto diverso, insomma, certo. la piramide doppia non ho mai nemmeno pensato di costruirla, non ho fatto niente riguardo a questo, non lo so. Sì. Invece adesso studierò bene la Merkaba e il cubo di Metatron, quello sto già studiando, come avevo già fatto al Circo di Ghida,
solo che ho avuto qualche difficoltà perché ho avuto dei problemi il mio collaboratore, quindi non ho più potuto continuare, ma andrò avanti insomma con questa figura. Sì, quindi insomma andrai avanti con la tua ricerca. Sì, Francesco che mi chiedeva di ripetere i riferimenti. Sì, Francesco, ciao. Allora, stiamo parlando con Andrea Basso che terrà una conferenza questa sera alle ore 20:30 al Circolo Ighina sulla geometria sacra. In particolare parleremo della Genesa perché ci soffermeremo su questo. Infatti stavamo dicendo appunto che Andrea porterà una Genesa di dimensioni molto grandi, 3 metri, dove ci si potrà stare dentro anche in più persone, quindi avremo la possibilità con questa dimostrazione anche di sentirne i suoi effetti. Poi Francesco, se hai anche domande più specifiche, contatti del relatore eccetera, scrivici a info@eghina.it oppure chiama i nostri numeri che li trovi anche sul sito www.ighina.it. Bene, allora Andrea, intanto va bene, grazie per questo tempo, questa mezz'oretta che ci hai dedicato. Allora questa sera ti aspettiamo con la Genesa, quindi insomma penso che comunque come sempre dopo, oltre a quella grande, avrai la possibilità di, vabbè, altre ne abbiamo ancora anche noi, però voglio dire, perché di Genese ne hai fatte di tantissime dimensioni, addirittura hai fatto anche dei ciondoli. Sì. Di Genese ho fatto tutte le misure. Ecco, sul discorso della Genese dei ciondoli, c'è quella che funzione ha, una funzione di protezione, possiamo dire? Sì, di protezione, quando andare a porta al collo ti protegge praticamente dalle energie negative. Mm-hmm. Ne ho fatte tante perché la gente mi dice... Lavoro in ufficio e ho un collega che non so come fare, si prende la Genesa piccola, si la porta a spasso, chiamiamola così, al ciondolo, e sì, che poi li abbellisco con delle pietre, che le pietre però, come dicevo, al Perfetto Oriente, preferisco, ok, faccio dei ciondoli già pronti, però in realtà è meglio che la pietra se la scelga chi vuole, cioè se vuole il ciondolo si sceglie la pietra che gli interessa, certo. Oppure mi chiede che tipo di pietra, che tipo di problema ha e vediamo di mettere la pietra che gli serve. Sì. Perché se uno non conosce bene le pietre non è corretto insomma portare delle pietre al collo che non vanno bene, insomma, che non vanno bene. Non è che fanno male, ma è inutile attivare cose che non sì, certo, sono idonee, certo, alla persona, insomma, tutto là. Sì, comunque premesso sempre che sono tutte personalizzabili anche queste cose, insomma, quindi... Sì, infatti, tutte personalizzabili, sì, ecco, assolutamente sì. Ecco, va bene. Va bene, Andrea, allora ci vediamo stasera. Sì. E intanto ti auguro una buona giornata. Grazie mille a voi e buona giornata a tutti. Grazie, ciao Andrea. Grazie a te, grazie. Ciao, ciao.